Sì, con Stellini parlavamo a microfoni spenti, anche a microfoni accesi. Stellini, è stata una bella partita, un bel derby onorato sia dal Genoa che dalla Sampdoria, analizzando nel dettaglio la prestazione dei rossoblù. Gran bel primo tempo nella ripresa, cosa è successo? Siete calati un po' fisicamente? Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo siamo partiti un po' male, non era una questione fisica. Abbiamo commesso qualche errore, ci siamo un po' spaventati e ci siamo abbassati un po' troppo e loro hanno preso il sopravvento e soprattutto in mezzo al campo sono stati bravi, hanno aumentato l'energia e ci hanno messo là, fino a che non sono andati in svantaggio. E da lì in poi noi non abbiamo più giocato e abbiamo completamente smesso di giocare. E questo è stato il nostro unico errore nella partita, in una partita giocata veramente bene. Tant'è che come abbiamo preso gol, negli ultimi minuti abbiamo ricreato altre due palle gol importanti. Ed è proprio il sintomo che i ragazzi, anche perché sono giovani, nel secondo tempo, dopo essere andati in vantaggio, hanno avuto qualche difficoltà psicologica. A proposito di prestazione, un allenatore giudica nel complesso come è andata la partita, però ci sono alcune individualità davvero importanti nel Genoa. Panico, una di queste, è stato lui a propiziare il gol del vantaggio. Ha lavorato molto bene con Bruno Gomes. È un giocatore pronto per il grande salto, Stellini? Sì, io a dire la verità aspettavo che Panico andasse a giocare con i grandi già da gennaio perché è un giocatore effettivamente pronto per stare con i grandi e stare a livello professionistico importante. E lavoreremo ancora questi 6 mesi per far sì che lui l'anno prossimo sia ancora più pronto e possa togliersi delle soddisfazioni. Allungate comunque la serie di risultati utili consecutivi. Una curiosità prima di lasciarla andare, Stellini, sull'ultima parata di Sommariva prima del gol, ha pensato dentro di sé per un attimo: è andata, la Samp non segnerà più. Poi il calcio è strano, no? Lei è uomo di calcio, è abituato a certe situazioni. Magari sono avversari che possono continuare a tirare, ma non trovano mai la via della rete. No, quello no, perché erano veramente pericolosi e stavano giocando da 20 minuti in modo intenso e noi eravamo un po' alle corde e quindi assolutamente stavo cercando di dare qualche indicazione per cercare di riuscire a portare fuori la palla dalla metà campo e iniziare noi di nuovo a ritrovare le trame del gioco come avevamo fatto nel primo tempo. Stellini, grazie e in bocca al lupo per il proseguo del campionato, a lei e al Genoa. Grazie, Crepi. Grazie. Questo dunque